Pippo Lanza a Bari per la seconda settimana di preparazione per il torneo preolimpico da venerdì 9 a domenica 11 agosto. Insomma, una prima settimana tra allenamenti, pesi e due amichevoli con il Belgio. Che settimana è stata? Parlando un po' delle amichevoli, degli allenamenti in generale, insomma. Ma una settimana molto intensa, molto produttiva. Siamo arrivati a Bari la settimana scorsa, abbiamo cominciato a scoprire un po' l'ambiente, a vivere il palazzetto, ad adeguarci un po' alle varie situazioni. È stata positiva perché abbiamo avuto anche un paio di amichevoli andate bene, con un bel riscontro, e abbiamo iniziato a giocare, quello che è l'importante, quello che dobbiamo fare in questi prossimi 3 giorni. Quindi il bilancio è tutto sommato molto positivo. Rispetto al primo periodo di preparazione, dopo le amichevoli con il Belgio, cosa è migliorato secondo te? All'inizio probabilmente avevamo caricato anche molto dal punto di vista fisico, quindi c'era da sistemare ancora la tecnica, e queste due amichevoli col Belgio sono state importanti perché comunque si avvicina il momento del gioco e stare in campo e soffrire insomma insieme sarà la chiave di quello che ci vedrà protagonisti in questo weekend. Quindi era molto importante farlo. Il Belgio ha dato prova di due buone partite, noi stati superiori e prendiamo quel buono che c'è stato per portarcelo dietro. Parliamo di preolimpico, prima di parlare della Serbia, Australia e Camerun. Erano qui a Bari qualche mese fa per il Mondiale e conoscono l'impianto. Cosa conoscete voi invece di Australia e Camerun? Camerun meno, Australia l'abbiamo incontrata in VNL, i ragazzi, e insomma è una squadra che già si conosce. Sarà importante partire col piede giusto e cercare il nostro gioco piuttosto che andare dietro a loro. È una serie di partite in progressione, quindi dalla prima fino all'ultima sarà importante mantenere il nostro livello di gioco molto alto e non sottovalutare nessuno. Parliamo della Serbia alla luce di un campionato in Italia che ha visto tra i protagonisti tanti serbi. Che Serbia ti aspetti per domenica? Beh, è una Serbia che conosce questo palazzetto, sa giocare le partite importanti, una Serbia che l'anno scorso ci ha dato prova di superiorità e ci ha messo in grande difficoltà. Quindi in questo torneo ci sarà da fare un po' di sfidare questa Serbia e cercare di provarci in ogni punto e metterla anche dal punto di vista del carattere, della volontà, sfruttando il palazzetto che questa volta sarà della nostra. Avete iniziato insomma a luglio questo lungo, lunghissimo collegiale tra amichevoli, allenamenti. È servito anche un momento di stop qui a Bari la scorsa settimana nel weekend. Avete avuto modo di conoscere Bari e le bellezze della Puglia. Insomma, avete toccato con mano quella che è la gente di Puglia. Che weekend è stato? Ma è stati fortunati, Blengini ci ha concesso una giornata e mezzo, l'abbiamo sfruttata al meglio, siamo usciti insomma dall'hotel, abbiamo visitato Bari Vecchia, che è molto importante, molto bella, e siamo andati a mangiare insieme, il pesce qua è fantastico, quindi ce la siamo goduta a pieno in tutto il tempo che avevamo a disposizione. Questo è quello che gli azzurri hanno dato alla Puglia, ora gli azzurri cosa chiedono alla Puglia? Chiediamo sostegno, chiediamo vicinanza. Chiediamo di far fatica con noi e di crederci fino in fondo perché insieme tutta la nazione può ottenere un grande risultato.